auto ibride in futuro saranno sempre di più, e nel frattempo i motori stanno diventando tutti turbo. Eppure sto guidando una sportiva con un motore aspirato, non turbo, con un marchio che finora in Italia è stato sinonimo di auto ibride. Vi suona strano? Beh, intanto posso dirvi che suona proprio bene. Lexus RCF, si chiama così questa coupé, con sotto il cofano un 5000 V8 che non ti aspetteresti, appunto. Ma al vertice del marchio giapponese, come vi ho già raccontato nel video della Toyota GT86, c'è Akio Toyoda, appassionato di auto sportive e pilota, per cui costruire auto efficienti e attente all'ambiente non deve necessariamente voler dire rinunciare a sviluppare modelli emozionanti da guidare. E quindi, accanto alle altre Lexus, ora in Italia si può comprare anche questa coupé da 477 cavalli che va da 0 a 100 in 4,5 secondi e che, tirando tutte le marce del cambio automatico ad 8 rapporti, arriva fino a 7000 giri. E con che musica, ve la faccio di nuovo ascoltare. Sapete, ogni volta che guido una macchina del genere con un motore così aspirato, molto potente, è come quando a tavola c'è un vino pregiato, un Barolo. Non è che lo butto giù così, ci sto attento al gusto, me lo assaporo, perché so che è una cosa speciale, è una cosa rara. Molto speciale. E nel caso dei motori aspirati è anche una cosa sempre più difficile da trovare, soprattutto quando parliamo di alte prestazioni. E in questa prova sulla pista di Ronda, in Spagna, c'è qualcuno che di alte prestazioni se ne intende. Jarno Trulli. Sensazioni da un aspirato a un pilota professionista come te, e come vedi invece l'elettrificazione dei motori che arriverà in futuro sulle sportive? Posso dire che ho vissuto un po' l'evoluzione delle macchine, motori, la massima espressione dell'automobilismo, quindi parliamo di Formula 1. Motore aspirato è certamente un grandissimo motore che ha dato grandi soddisfazioni sia a livello di guida ma anche a livello sportivo proprio in generale. Chiaramente con l'elettrificazione si va verso l'evoluzione tecnica, le nuove frontiere. Quindi a livello di erogazione, per esempio, tu? Allora, rispetto al turbo, la coppia dell'elettrico, la coppia del turbo, il pilota cosa preferisce? Ormai tutto è gestito elettronicamente, quindi è anche difficile capire quale motore sta realmente funzionando, cioè se è un motore elettrico ti sta spingendo oppure in quel momento è il motore termico. Quando si parla di questi sistemi, molto spesso tutto è in mano ai tecnici e all'elettronica, che gestisce appunto l'erogazione del motore a seconda delle necessità e a seconda anche e soprattutto dei consumi, perché oggi l'elettrico viene messo dentro appunto per i consumi. Essere in pista con un pilota di Formula 1 è un gran privilegio, un'emozione che posso condividere con voi, dicendovi che prima di tutto è la frenata la cosa che stupisce di più, e di conseguenza l'entrata in curva, che soprattutto in condizioni come queste, un po' bagnate, un po' asciutte, è proprio sul limite di aderenza delle gomme, nella traiettoria più efficace possibile, su cui Jarno resta con tanti piccoli interventi sul volante. Con i freni tirati, fino ad andare a cercare dopo il punto di corda la migliore trazione con il piede destro, pronto a regolare la pressione sull'acceleratore fino a spalancare in uscita di curva. Io nel mio piccolo posso solo aggiungere le sensazioni di guida che mi sta dando questa sportiva su questa pista così tecnica e anche un po' bagnata, a partire dallo sterzo, che è elettrico però è fluido, omogeneo. Il fatto che non ho tanta percezione del grip e anche perché non sono abituato a questo tipo di condizioni e a queste velocità, la pista è veramente molto tecnica. Il cambio è un Aisin idraulico, però risponde bene anche nella guida impegnata, e mi piace il bilanciamento dell'assetto, perché pensavo di avere più sottosterzo e invece la macchina, soprattutto caricandola bene in frenata, al comportamento giusto, arrotonda bene la traiettoria con il posteriore. I freni sono lineari, in queste condizioni non li abbiamo stressati troppo, vedete, riesco a andare al punto di corda con i trasferimenti di carico, e poi il motore è proprio un aspirato, è veramente lineare, progressivo,
mi fa giocare con l'acceleratore, mi fa godere con le orecchie. In questo test non ho guidato su strada, per cui non posso dirvi altro sul comfort o sui consumi. Il prezzo invece parte da 88.500 euro, più volendo gli 8.500 euro di un pacchetto di componenti in carbonio, per una riduzione di peso di 10 kg. La RCF, come abbiamo visto, è un omaggio all'emozione che solo la guida vi può dare, un po' come questa pista, la Scari Resort, da cui mi faceva piacere finire il video, non solo perché è stata intitolata ad Alberto Ascari, ma perché le sue curve sono ispirate a quelle delle piste più famose del mondo e ognuna di queste curve ha il nome di piloti importanti nel passato, di campioni come Ayrton Senna. Si tratta di un club privato dove si paga una quota annua di diverse migliaia di euro che dà diritto a venire qui anche con amici e famiglia e guidare le sportive stradali e da corsa messe a disposizione dal circuito o anche le proprie auto che possono essere lasciate qui nei garage. Ci sono giornate in cui è anche aperto al pubblico per dei track day. Insomma, è un posto nato proprio per emozionare chi ama le auto. Un paradiso, dove tutto è pensato con in mente solo una cosa, guidare.